Corrosi dal tempo, assorbiti dal grigio delle pareti, questi affreschi muoiono lentamente nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. Portano con sé il mistero della croce, quale lo raccontò quasi 5 secoli or sono uno dei più grandi pittori italiani, Piero della Francesca. Già Adamo era vecchissimo e infermo, così narra la leggenda aurea, quando suo figlio Set si presentò alle porte del paradiso per domandare un po' d'olio all'albero della misericordia. L'arcangelo Michele gli apparve e disse: «Non piangere, va e pianta questo ramo d'olivo sul monte Libano. I frutti verranno il giorno della passione di Cristo». Tornato presso il padre, Set lo trovò morto e piantò quel ramo sulla sua tomba. Passarono gli anni e il re Salomone fece fare di quell'albero un ponte di legno ai suoi soldati. Ma la regina di Saba vide in spirito che su quel legno sarebbe stato crocifisso il Cristo e si chinò ad adorarlo. Poi si recò al tempio e manifestò il suo pensiero al re. Salomone, improvvisamente illuminato, predisse che quel legno d'ulivo avrebbe causato la rovina del Tempio e la distruzione del regno di Giuda. Lo fece dunque togliere dai suoi uomini e seppellire nelle viscere della terra. Giunse infine il tempo in cui il Signore mandò sulla terra il figlio dell'uomo. Thank you.
quando arrivò il giorno della passione, quel legno d'ulivo fu ritrovato, portato sul monte dove ne fecero una croce per Gesù. Da credere o no a questi racconti, non si potrebbe dire. Certo è che i libri dei profeti non ne parlano. Passarono 200 anni e i barbari irruppero ai confini dell'impero romano. Era in quel tempo imperatore Costantino, figlio di Elena. La notte avanti la battaglia, un messaggero celeste apparve nel sogno a Costantino. Gli comandò di guardare verso l'alto. Ed una croce splendente apparve, e sulla croce era scritto: con questa insegna vincerai. Madre Elena partisse per Gerusalemme a cercare la croce del Signore. Le indicarono un certo Giuda, figlio di profeta, e poiché questi rifiutò di rispondere, Elena lo fece calare in un pozzo e ve lo tenne 6 giorni, sino a che Giuda confessò dove era sepolta la croce. Terra tremò, un delizioso profumo si sparse nell'aria e dopo aver scavato circa 20 piedi vennero trovate 3 croci. Erano le croci di Cristo e dei 2 ladroni. Quando verso l'ora nona passò un corteo che accompagnava un morto alla sepoltura, fermarono il corteo e avvicinarono il morto a ciascuna delle 3 croci. Quando la terza gli fu posta accanto, il morto improvvisamente risuscitò. Quella era dunque la croce di Cristo. E i potenti della terra si chinarono ad adorarla, come ogni cristiano l'adora ancora oggi nel profondo del cuore.